sprangate contro il finestrino, cercano di aprirlo. Oh la 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 la! Attenzione! Guerriglia, guerriglia a Piazza San Giovanni. È veramente guerriglia a Piazza San Giovanni, completamente piena di fumo. E mentre vedete quello che Kineschi, Paolo Kineschi vi sta riportando, io vi dico quello che vedo io, ovvero una scalinata attonita, migliaia di persone che guardano ciò che sta avvenendo a 300 metri da qui. Attoniti perché erano, lo ricordiamo, arrivati fin qui per poter portare la loro indignazione rispetto a quello che sono i sistemi economici, a quello che la crisi del sistema economico sta facendo pagare ai singoli cittadini. Ci sono ancora persone bloccate qui sulla scalinata. Lo dicevi Maria Cristina, una piazza San Giovanni che non si è mai vista così, si va ben oltre anche quel 14 dicembre, il giorno della manifestazione studentesca, con quella Roma messa anche quel giorno a ferro e fuoco, ma qui sembra davvero qualcosa che va oltre, anche le violenze e gli scontri di quella giornata. Quello che posso dirvi io da qui è che certamente è un gruppo organizzato, non è quello che sta assaltando. Quello che sta assaltando, che sta ingaggiando la sua guerriglia con i mezzi della polizia, non è un gruppo disorganizzato, non sta semplicemente reagendo, è un gruppo organizzato e quello che posso vedere è conoscitore di strategia d'assalto e lo potete vedere anche voi. E c'è a questo punto da pensare che quello che è accaduto a Via Cavour nel corso del corteo possa essere stato soltanto dei piccoli episodi per arrivare forse laddove volevano arrivare. Sono quasi 500, arrivano notizie di 500 le persone con il casco incappucciate e che volevano arrivare allo scontro diretto con la polizia, evidentemente proprio a San Giovanni. Io credo di sì, in questo momento lo vedete, sono tutti radunati davanti a una camionetta dei carabinieri che ha tentato di fermare questa avanzata della sassaiola e il lancio di petardi contro le forze dell'ordine. Sono tutti, lo possiamo ribadire, quelli violenti radunati sotto la Scala Santa e continuano, non si fermano, continuano ad assaltare i mezzi della sicurezza. Sì, la tua pressione è anche davvero a questo punto, dopo quello che stiamo raccontando, ormai dalle 2.35, sono tre ore di inferno a Roma e questo che sta accadendo a Piazza San Giovanni davvero è un attacco ben organizzato di un 500 persone forse che stanno mettendo a ferro e fuoco Piazza San Giovanni con momenti di carica da parte delle forze dell'ordine e poi momenti in cui le forze dell'ordine indietreggiano. È una tattica, come dire, che abbiamo visto anche in altre circostanze, certamente meno evidenti, meno violente come questa. È la tattica dell'avanzare delle forze dell'ordine nella speranza di disperdere quanti in quel momento stanno cercando di o assaltare, come in questo caso abbiamo visto auto incendiate. Da questa postazione posso dirvi che ho visto un'auto incendiata, le vetrine dei negozi deflagrate. La tattica è questa, cioè cercare di spingere, di allontanare i violenti e poi diciamo così ritirarsi, ma è una cosa che sta andando avanti già da almeno 40 minuti se non un'ora. I mezzi della polizia, Maria Cristina, li vediamo ripiegare tutti, presi d'assalto con sassaiole dai manifestanti. Ecco il lancio. Scusami, non ho sentito. Niente, in questo momento sembra che la polizia stia. Prima ripiegavo, adesso vediamo un camioncino dei carabinieri che tenta appunto ancora una volta nella fase di avanzata, tenta di disperderli, ma è... E come potete vedere, se riuscite a vedere, è preso letteralmente, bombardato da sanpietrini, sassi pesantissimi che vengono tirati all'indirizzo del mezzo dei carabinieri.
Ecco, ora il mezzo si è fermato, ne abbiamo visti diversi prima, Maria Cristina, presi, come dicevi giustamente, d'assalto, una pioggia di sanpietrini lanciati contro i mezzi della polizia che più volte hanno dovuto inevitabilmente ripiegare. Ecco, adesso il mezzo della polizia è fermo, si è fermato al centro